Match d'alta classifica al Vallese tra Alba Adriatica e Cupello. I padroni di casa vengono da due vittorie consecutive, ma Mister De Amicis deve rinunciare al suo attaccante più prolifico, Icramellà, bloccato da una contrattura. Anche Mister Carlucci deve rinunciare ad un pezzo pregiato. Margagliotti è espulso alla fine della gara con il Sambuceto. Cupello che vuole reagire, un punto nelle ultime 5 gare. Passiamo alla cronaca. Al sesto tentativo di Colitto, deviato, palla che sfiora il palo. L'Alba Adriatica gioca, ma è imprecisa negli ultimi metri. Al 13° Marinelli raccoglie un lancio dalle retrovie. Si sposta il pallone sul destro, Barduanni blocca a terra. Ancora Cupello pericoloso al 34°. Colitto serve Tafili che arriva al rimorchio, ma non trova la porta. Censori al 42° impegna Dottavi Antonio dalla lunghissima distanza. Ad anticipare il duplice fischio del direttore di gara ci pensa Savo, che sfrutta alla perfezione un traversone dalla destra di Pincelli. Si va a riposo sull'1-0. Con le riprese di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo. Dopo 5 minuti Torre, entrato al posto di Savo, ha una doppia occasione per raddoppiare. Prima elude eccellentemente la marcatura e calcio al volo non trovando lo specchio. Stesso risultato qualche secondo più tardi. Meglio del numero 20 fa Pantoni, che solo in area batte Dottavi Antonio. È 2-0. Al 18° ancora Torre. Prende posizione in area, ma oggi il suo sinistro non è sufficientemente caldo. Il classe 88 uscirà poco dopo per infortunio. Alla mezz'ora azione confusa nell'area albense. Marinelli colpisce l'esterno della rete. Al 36° minuto punizione di Tafili, Barduanni respinge senza problemi. Il numero 8 al 41° va alla battuta di un corner, Marinelli incorna e sfiora l'incrocio. Termina 2-0, terza vittoria consecutiva per l'Alba Adriatica che alla prossima avrà un altro scontro diretto contro la Torrese. Sembra non finire mai invece la crisi del Cupello, 6 gare, un solo punto. Siamo con Kevin Passamonti, oggi era importante vincere 3 partite consecutive. Venivamo da una sconfitta su a Capistrello dove non siamo scesi proprio in campo e serviva avere una risposta e in queste settimane l'abbiamo data. Abbiamo preparato tutti gli allenamenti secondo la battaglia che ci aspettava. Parlo proprio di battaglia perché siamo una squadra molto giovane e quindi dobbiamo puntare solo a fare battaglia. Nel primo tempo è mancato qualcosa negli ultimi metri? Secondo me stiamo migliorando, forse qualcosina sì, si può aggiustare, però stiamo facendo grandi passi, soprattutto perché dal punto di vista della parte dell'attacco della squadra abbiamo avuto un po' di infortuni, quindi ci siamo arrangiati e stiamo cercando di fare il meglio possibile. Mister, come si esce da questo momento? Ma niente, io sono l'allenatore, io sono il responsabile. Anche oggi eravamo partiti bene, come sempre, la prima distrazione, gol su calcio d'angolo all'ultimo minuto, gli ultimi secondi del primo tempo, perché evidentemente mentalmente non siamo sempre concentrati ed ecco che anche oggi siamo qui a recriminare una partita tutto sommato dove il primo tempo avevamo giocato bene. Poi preso il gol ci siamo sciolti per non riuscire solo gli ultimi 10 minuti, ma è poco per una squadra che comunque deve e può lottare di più. Nel secondo tempo si può poteva fare di più? Sì, sicuramente, come abbiamo preso gol, infatti hanno fatto gol, l'arbitro ha fischiato l'intervallo, quindi là bisogna essere più concentrati. Al primo tempo qualche occasione l'abbiamo avuto ma non concretizziamo, poi l'avversario come viene giù ci castiga, è un momento così, ma noi dobbiamo e possiamo crescere, ma soprattutto mentalmente, perché non si possono fare errori come al primo gol. Da un fallo laterale prendere gol non è da eccellenza.